Allora, buongiorno. Non siamo, com'è che non siamo affrascati? Non è possibile, questa non è. Io stamattina mi sono svegliato qua, mi hanno teletrasportato, non so, mi hanno rapito. Come ci sei finito qui? Io praticamente ho preso l'autobus. Ah. Non siamo affrascati, siamo a Nannina perché oggi si cambiano un po' le cose. Non perché non inizieremo più a vivere affrascati, ma perché oggi facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto e che probabilmente nessuno ha fatto a Roma. Ciao bro! Ciao! Io sono felicissimo dei passanti, a me mi fanno molto tenerezza, tutte quante le persone che passano. Ma lo conoscevi? No! Siamo a Nannina adesso, che è la fermata, una delle più famose della metro A, che è il capolinea, esatto. E ci faremo tutta la B e tutta la C, ma non così. Perché vai, così un'ora e mezza hai finito. Le faremo fermandoci fermata per fermata, scendendo e facendo la foto fermata per fermata. È un suicidio, ma lo facciamo lo stesso. Come vedete il tempo è favorevolissimo, esatto. Infatti tra un po' piove. Iniziamo dunque il viaggio da Anagnina, che è la nostra prima fermata. Adesso andiamo, esatto. E addentriamoci. Sarà bellissimo il fatto che tu, che sì, hai visto poco di Roma a centro, adesso ti vedrai tutta Roma in un giorno solo. Per fare questa cosa dobbiamo uscire costantemente dalla metro e il biglietto più economico che ci permette di farlo è Roma 24 ore, quindi adesso. Direzione Battistini e adesso scendiamo giù. Cerchiamo di prendere la metro perché sta partendo adesso. Appena partita, Dio Cristo. Ci sta una fermata che si chiama Re di Roma. E in alcune fermate io ci ho letto scritto Totti accanto. Io voglio vedere su quante fermate accanto a Re di Roma c'è sta scritto Totti. Va bene. Che qua. Tutto quanto fino a qua. Poi tutto quanto fino a qua e fino a qua e poi fino a quassù. E poi è arrivato. Ok, questa è la prima e tanto adesso scendiamo. Il vero problema non è quanto dobbiamo aspettare il treno, ma quanto dobbiamo aspettare prima che parta. Infatti se non parte più. E intanto è arrivato pure l'altro treno, già che ci siamo. Sì, vedi che guasto, per la prima metro. E adesso noi aspettiamo qui fino a mezzogiorno. Mezzogiorno. Direi che siamo appena partiti. Ecco qui, si scende già. Niente tozzo. Siamo a Cinecittà. È deserta Cinecittà. Beh, presto, eh. Vabbè, so, che qua è. Di mattina. E invece è proprio deserta. Prima fermata della metro, salendo su, siamo a Cinecittà. Cinecittà! Ora, dove sta il cartello di Cinecittà? Allora, possiamo farlo con quello che è più rappresentativo. Sì, io potrei tranquillo. Cioè, possiamo anche farlo con quello, però non c'è scritto Cinecittà. Poi sono tutte uguali. Vabbè, sì, allora prendiamo questo e quello. È bellissima questa città, adesso ci scende. Eh sì. Così che funziona, ci andiamo diretti così e si torna. E si va. Come di consueto scendiamo e la metro parte è subito. È appena partita. Però tu devi capire che se questa cosa succede con la C, siamo che il treno parte ogni 9 minuti, là no! Cioè è più affollato, io mi preoccuperei. Cioè pensa a Termini, è un pozzo. Sì, esatto. Se già la Cinecittà è così, vuol dire che le cose stanno per peggiorare drasticamente. Molto. Sub Augusta! Ti piacciono i lavori? A me piacciono molto i cantieri, però quello è un po' troppo piccolo secondo me, per i miei gusti, dico. Questo suono lo sentirei troppe volte, te la fastidio. Io secondo me già arrivato a Battistini muoio. Questo. Io penso che si senta già dal microfono che c'è un vento tremendo. Sub Augusta! Ah, ed eccoci qui, bella, vicino al ristorante. Bello, tanto là sta scendita, eh. Adesso entriamo dentro la Tuscolana, qua dentro è tutto uguale. Dai. Andiamo. Let's go. Senti che bello. È divertentissimo. Perché tu esci e poi timbri questo rientro. Poi riesci e rientri. È bellissimo. E via così all'infinito per no, tutte. È una cosa. Metro. È una cosa singolare. Cioè un po' soggettiva. Perché molte persone potrebbero non divertirsi in questo modo. Però a me sinceramente diverte molto. E ne arrivo? Siamo precisissimi. Fine del turno non mi fa. È liberissimo. Posso correre? Fino a un tot però. Che bello. È fino a un tot. Fermata. Agricola.
agricola! E dai! Uscita lato destro! Ma qua è difficile. Io agricola è lungo. Andiamo! Che bello! Esatto! Oh! Siamo a Giulia Agricola! Foto! Tempo queste zero fermate. E si torna alla metro. Queste fermate sono velocissime perché sono tutte uguali e non c'è niente da vedere, ma tipo al Colosseo, se fa una foto col Colosseo è un po' più bello, un po' più articolato. Attendete e proseguite col video. Povero biglietto. Hai perduto il padrone. Beh, dopo tutta una bella giornata. Io sì, ma bellissima. Uscire in superficie per pochi secondi per poi rientrare per sbagliati minuti e poi uscire per pochi secondi. Perdere il treno e aspettare altri minuti. Cioè, il bello della metro è questo, che ne passa uno ogni due minuti. Qual è la frequenza della metro? 3 minuti se ci va bene, 6 minuti se ci va un po' male, 9 minuti se proprio all'orario minor di punta, che penso sia un po' mezzanotte. Stiamo per scendere. Lucio Sesti, uscita lato sinistra. Le persone che ci osservano sì. Ci vedranno per una fermata e basta. Esatto. Perché poi saliamo sempre su altri treni. Lucio Sestio! Lucio Sestio! Lucio Sestio! E questa, guarda, ci hanno lasciato i fiori! Che bello! No, ma che gentili! Che palle! Che palle! Oh, 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 oh. Niente dot! Ci hanno appena comunicato che la fermata di Valle Aurelia della metro A è chiusa. Un giorno che dobbiamo fare le cose bene, un giorno che dobbiamo fare tutte quante le fermate della metro, le chiudi. E si va! Prossima fermata a Nomidio Quadrato. Bella Nomidio Quadrato, ci stanno le colonne con i mosaici, bello. Dai, dai. Non ci sono mai sceso. Bello! Nomidio che Quadrato! Che bel spazio! Che bello spazio però, eh! Si sono rubati il pano, è un citofono. Ah, fa citofoni alla metro. Buongiorno, beh, volevo sapere se è pass, ma che è? Chi risponde dall'altra parte della metro? Oh, questo va nella sala, questo lo mettiamo sotto teca. Esatto. Il biglietto con cui abbiamo fatto tutte le fermate della metro, tutte le linee, tutte le fermate. Questo lo incorniciamo. E la cornice quant'è questa? 8 cm, ma di meno. Aspetta, usiamo il metodo. Usiamo il metodo, quant'è? 10 centimetri. 10. 10 centimetri per? 4. Ok. Ma questa è portafuori. Oh, questa la voglio speedrunare, veloce. Porta furba! Ma è sceso a porta furba. Fatto. Ok, 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 sta arrivando, sta arrivando. Così ce la facciamo. Usciti, preso il treno. Prossimo arco di travertino. Scommetti che adesso ci mettiamo un botto. Sì. Tutti quanti un botto determinati, adesso ci mettiamo un botto. Ok. Arco di travertino, si va. Qua le cose cambiano. Arco perché? Di travertino, guarda. Non c'è più, stanno più i passi in cima a noi. Incredibile. È più libero. E anche questa, l'abbiamo speedrunnata. Ah, 4 minuti ci abbiamo tutti. Dai. Allora, foto. E direi di andare a via Rocca Priora, dai, che bello. Luca, ti veniamo a prendere, bastante. Andiamo a prendere Luca, che tra l'altro oggi non c'è. Esatto. Oh. E no, è tornato tutto come prima con le Albane. Ogni botto ci prendiamo a registrare e facciamo la foto col telefono e poi ve la metto. Però è un botto ripetitivo perché tu vedi, questi che salgono e poi questi che scendono. Sali, scendi, scendi, scendi. Sì. Ma sì, questa fermata è orribile. È pieno come la peste. Io non penso che a termine sarà confortevole fare questa cosa. Tu per uscire dalla metro devi fare tipo 20 km in alto perché stai tipo sottoterra, un botto sottoterra. Ci metti 10 ore a salire. Foglio Camillo. E a questa chiediamo alla gente. Dai. Oddio, cioè,
accelerare. Ah no, si riaccelera. Scusate, allora no. Ma qui siamo in una caverna. Aspetta. Siamo diventati dei cavernicoli. La caverna. Wow. Qua come vedi che si sale? Guarda, sembra, vedi, siamo veramente un sembra po' che vai giù, vabbè. Se guardi da una certa parte. È vero. Da questa è orribile perché devi salire tutti un botto sempre. Esatto. Ui! Cosa? Le lumache! È pieno di lumache qua! Sono zoomato! A un passo dal cielo! Questa? Dici? Io no! Non ci credo. Per due secondi. Cioè se correvamo dentro le scale mobili ce la facciamo. Apprezziamo che questa è già rivestita ed è bella con me. Dai, dormi. O no? Ponte Lungo. Freschezza. E si va? Ponte Lungo. Siamo partiti da Nannina ed ho fatto un biglietto e stiamo facendo tutte quante le fermate della metro scendendo ad ogni singola fermata. Non lo vorresti fare? No, col biglietto 24 ore. Ah ok, allora sì. si può fare. Sfruttare la metro al massimo. Non so se mi stai prendendo per il culo oppure no. No. Buon lavoro. Ciao. Allora, è di Roma. Stiamo fermando ogni fermata con il biglietto 24 ore. Ok. E voi avete mai visto qualcuno fare questa cosa? No. E cosa ne pensate? Ma non la metro A, cioè Anannina ha tutte le fermate, la C e la B. Ah, tutta la vera esperienza di vita. Io ho fatto solamente la stessa cosa ma con la A anni fa. Ah, ok. Ok. È stato emozionante? No. Che dura. Una grandissima cazzata. Stiamo facendo una grandissima cazzata, evviva! Questo è un simbolo di fierezza, sei un emo! Abbiamo notato che lì in mezzo alle rotaie c'è un frutto. Mangia quella ranza, ti do 10.000 euro. Subito. Tutti in medicine. Subito. Muori. Oh. È piena! All'orlo, è pienissima! È il momento di arrivare a San Giovanni, adesso però dobbiamo andare alla chiesa San Giovanni e capire una cosa. Perciò da metterci tutta quanta ci vogliono circa due ore. E questo vuol dire che noi a mezzogiorno incontriamo Maya, mentre lo dovevamo incontrare un'ora prima. Ma che bello! Pesia San Giovanni! Non è bello poter camminare all'aria aperta senza scendere e salire scale? Per almeno 5 minuti lo è. Guarda, adesso passiamo sotto a sta porticina piccolissima. Bellissimo. E si ritorna sottoterra. Let's go. Qua cambia completamente l'atmosfera. 6 minuti. Evviva. Allora, sta arrivando il treno per San Giovanni. Siccome ci mettiamo mezz'ora a salire e mezz'ora a scendere e dobbiamo metterci un'ora precisa, non scendiamo mai e cerchiamo di fare il meglio possibile per fare le foto, però fuori non usciamo, cioè non perché vogliamo prendercela comoda, ma perché ci abbiamo poco tempo. Andiamo. Ma che bella questa metro, ma che bellina. Allora, è stata una botta di culo, però ce l'abbiamo fatta. Siamo usciti usciti fuori dalle porte e abbiamo fatto la foto. Rapidissimo. Tipo, lo riusciamo a fare per tutte le fermate? Non penso. Non lo so. Proviamo. Davide. Possiamo, ok, fermate. No, andiamo.
Sto mosso. No. Che palle. Ma ne abbiamo fatte due. Ce l'ha! No. Adrenalina. Questa la facciamo così. Con gli occhi spalancati. Gli occhi spalancati, tutti a te. Vai. Però mettiti vicino vicino a me. Ok. E si va. E si vola. Vai. Fermata a tutte le vetro. Sta roba che facciamo, cioè perché non facevamo dall'inizio così? Era bellissimo. È adrenalina pura. Questa sta là. Ok. Non sta là. Ok. Però no, facciamo qua. Alessandrino. È lì. Ok. È lì. Ok, è qua davanti. Perfetto. Guarda, è qui, è di fronte. Oddio. Facciamo da qua dentro. No. Ammainare le vele. Torre Maura è importante. Okay. Io so che una certa dovremmo salire su, uscire fuori. Quando? E diventa sopraelevata. Andiamo in sopraelevata. Usciamo da esatto. Fuori dal tunnel del divertimento. Esatto. Siamo fuori dalle talpe. Da giardinetti. Guarda qua, che bello. Questo. Adesso siamo fuori e sopra, guarda là i campi. I campi di là. Così bello. Sto sopraelevato. Go go go, go fast, ma qua non c'è. Dio, non c'è. Non c'è. No, ecco. Dove? Ah, ok, là. Mi ero preoccupato. Infatti. La foto l'abbiamo fatta con un tizio che è uscito con noi e si è fatto la foto, perché ci ha visto che stava dalla metro da San Giovanni e ci ha visto tutto il tempo che uscivamo, e quando è dovuto scendere lui si è fatto il selfie con noi. È un mito. Sono persone che adoro. Esatto. Se lo si scriva veramente a Dracula. Guarda il castello di Dracula. Dove sta la scritta? È qua, Torre Angela, non è Torre Angela. Ah, Torre Angela. Ezzo sta qua davanti. Andiamo. Dai. E dentro. Dai, andiamo. Let's go. Questa è Torre Gaia, signore. Siamo preoccupatissimi. Abbiamo corso in gelo nel treno perché non c'era scritto Torre Gaia, abbiamo fatto un selfie così. È Torre Gaia, ve lo giuro. Grotte Fioroni che c'è scritto, grazie. È scritto qua. Ok. Speedrun. Speedrun. Vai. Abbiamo speedrunnato un botto la Fontana Candida, ma è ferma così. Sì, c'è un glitch. Io non voglio scendere per nessun motivo, perché ti immagini, io scendo e rimango bloccato là. E io resto dentro. Che casino succede? Manca 1, 2, 3, 4, 5 fermate. Come le borghesiana. Siamo a Bolognetta. E poi tra l'altro noi facciamo tante fighe, ma non abbiamo manco finito la... Questa qua davanti.
siamo quasi arrivati, abbiamo fatto Finocchio, Monte Compadre, e poi la facciamo molto indietro e poi arriviamo e incontriamo Filippo Maier. Filippo Maier, il genio delle strade di Roma, il king delle strade romane. E si riesce. Yeah! Si va? Vai. E anche i graniti, è fatta. L'ultima, siamo arrivati. Prossimo è capolinea, Monte Compadre. Aspetta, adesso si legge così. È vuota la metro. Quasi totalmente. Everybody gets it. Poi c'è sfracellamo. Un capolinea. Adesso c'è una cosa da scoprire. Se noi rimaniamo qua dentro, quanto ci mette la metro a ripartire? Sì, riparte. Perché se ci mette un po', scendiamo. Ok, eccola qua, qui davanti. Ok, buono. Bello. Siamo a Monte Compadre, il treno è vuoto. E chissà se riparte. Ci andiamo ancora dritti. C'è qualcosa da dopo. Non è nulla. Quanto è bella la gioia di stare in una metro completamente vuota. Vi giuro, ragazzi, è completamente vuota, non c'è nessuno. E quindi poter stare senza mascherina. Queste sono cose che non capitano, cioè una metro vuota. Comandate dall'intelligenza artificiale. È come le Tesla. Esatto. Una cosa devono fare, fermarsi alle stazioni e partire. Che bello. Emozionante, oserei dire. A Torre Gaia, che è la prima, perché è venuta male? Perché cioè, eravamo troppo in fondo, quindi dobbiamo andare in fondo dall'altra parte del treno. Sì, c'erano troppe gradi, cioè. Allora, fino a una certa c'erano scritte e poi tutte grade a casa. Tutte grade, quindi dobbiamo andare verso le strade. Andiamo. Torre Gaia. Ok. Questa roba, per metterla nel programma di editing, ci metto 10 anni. Ok, stavolta il castello c'è. Vai, ti prego. Questo. Andiamo. E dai. Pure vigneto però. Perché le fa pure vigneto? Pure vigneto. Vabbè, adesso che abbiamo l'opportunità le rifacciamo tutte le cose. Anche Lodi. Perché non ti hai rimesso da qua, da qua tu ti sei messo qua. Qua stai dietro. Rifacciamo vigneto, Lodi e San Giovanni. Ok. Hai ansia? No, sono adrenalinico, perché c'è, non avevamo calcolato che potevamo farla indietro e tutte quelle che abbiamo fatto male le rifacciamo bene. Esatto. Filippo. Ciao. Quanto è bello. Breve riassunto per l'assenza. La telecamera è morta, siamo andati in una pizzeria per ricaricarla. E adesso abbiamo Filippo Maier che è con me. E adesso andiamo. Manzoni la riconosco come la stazione della metro più brutta di sempre. È tutta bianca. È do cazzo. Vittorio Emanuele, ma l'abbiamo fatta la foto al cartello dentro di... Andiamo in fondo al treno. Guarda, termini.
Piazza dei 500. E adesso ce la facciamo a piedi, vicino a Repubblica. E andiamo. Le clip durano tutte quante 3 secondi. Saranno difficilissime da montare. Piazza della Repubblica. E Repubblica. E Repubblica. Foto e si scende di nuovo negli inferi. Ah. Noi facciamo fare la foto. Tra l'altro la foto distanza della corsia. Questo non è importante. È importante all'emozione. A piedi fino a Spagna. Barberini! A piedi fino a Spagna, ma che cazzo dici? Ma siamo a Piazza di Spagna. Oh, Mattax, comunque hanno detto che là perde acqua. Che te dico? Roma! Roma! Insieme. Là ci sta una porta, oltrepassata quella porta siamo a Piazza del Popolo. Noi vogliamo andare a Piazza del Popolo? Ma perché no? Ma perché no? Tanto è stato il motto finale. A cosa lo puoi consigliare? È un tridente. Sì, ma dove stanno le altre due braccia? No, allora, Piazza del Popolo è il centro. Uh-huh. Il braccio centrale è Piazza. Ah, sì, in via, sì. Le due braccia laterali sono via di Ripetta e via del Popolo. Ok. Marta, Museo Leonardo da Vinci. Museo Leonardo da Vinci, che qua di domenica è pieno di gente che manifesta, capito? Sì, purtroppo, questa che dovrebbe essere una piazza molto carina, si è trasformata. Sì, ma perché si chiama Piazza del Popolo, quindi la gente si sente rappresentata. Ma questo non è del tutto corretto, perché popolo in latino significa pioppo, Piazza del Popolo è Piazza del Pioppo. Ma quindi quello è un albero. Un tempo c'era un albero. Davvero? Sì, a Piazza Venezia, in realtà è sbagliato, perché nell'antichità la via che precedeva Via del Corso iniziava da Piazza Venezia. Sì, ma questo vuol dire che là in fondo quello è l'altare della patria? Sì. Bello! Sì, ma qui non c'è niente, cioè io mi chiederei, ma dove siamo? Siamo nel mondo post-apocalittico. È tutto vuoto. In questo tratto la metro A sale in superficie attraverso il Tevere. Siamo tornati negli inferi, purtroppo è così, c'è un casino della madonna. Lepanto! Oh, basta! È la terza volta! Solo! In fondo al treno! Che bello! Oh. Grazie, porta! Ottaviano, abbiamo quasi finito! Oh, Ottaviano, questo video sta diventando un botto ripetitivo, ma la cosa bella sai qual è? Qual che è? Non cambierà, che continuerà ad essere ripetitivo fino alla fine. Infatti, lo so che questo video è ripetitivo, ma non disperatevi, continuerà a essere ripetitivo. Continuerà a essere ripetitivo. Però che figa. Io sono un po' stupido, un po' andiamo tipo, posso, mi puoi giustificare un po' la rabbia di questa cosa. La musichetta felice non cambia il mio umore. Li facci? No, dovete scendere tutti quanti qui. E stanno facendo, la stanno facendo. Bravo, come sono bravi. Devi dire scusa. Grazie. Capo, oh. Ma che bel, grazie. Ottaviano, popolo gentile. Cipro, popolo da scoprire. E Valle Aurelia non esiste. Nessun popolo. La fermata di Valle Aurelia della metro A è chiusa. Poi tutto questo per 30 secondi di metro. Tutto questo per Battistini. Ma Cipro c'ha una parte aperta. Aspetta, tu sei mai sceso a Cipro? No. È perché c'è una parte aperta. Vuol dire una parte aperta. E mo vedi, guarda. Bello! No, è la quinta volta però, basta. Solo? Basta! Solo!
Questa è, mi sa che è stata fatta dalla stessa casa architettonica che ha fatto i grattacieli dell'Euro. Ma davvero? Ricordano un po' quelli di Unito. Sì. Ah, i mosaici, dice, ma è un evergreen della metro A. Sì, che c'è una cosa appiccicata che stivano così un po' molto anni 70. Infatti è stata fatta negli anni 80. Oh, vedi che cambiato. Bello Cipro. Ciro? 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 Che Ciro? Dove? Poi dall'altro guarda là, quello lì, con tanto di sedie, cioè si è creato un appartamento, con tanto di sedie, c'è la televisione! 0 euro a no! C'è la televisione! È coperto, cioè questo con 0 euro si è creato un lifestyle. Aspetta, no, se però l'elettricità si è attaccata al comune. Vabbè, ma c'è che lui non paga. Ma da dove, infatti, ma da dove cacchio è attaccata la televisione? Adesso noi andiamo a... è il mistero. Ma c'è pure la stufa. C'ha pure la stufa, cioè guarda. Free space open, yeah. Guarda che giardino che c'ha. Bella questa, sembra entrata in un nightclub. Adesso ci aspetta Baldo degli Ubaldi. Baldo degli Ubaldi. Io penso che qua... Baldo degli Ubaldi. Io voglio sapere perché si chiama Baldo degli Ubaldi. Vado a chiedere a lui. A Baldo degli Ubaldi. Tanto nessuno scende a Baldo degli Ubaldi. Chi è che scende a Baldo degli Ubaldi? Tutti. Tutti. La stazione più popolata di Roma. Sì. Attenzione. Cioè, Valle Aurelia non si è ferma. Ah, ecco. Non si ferma. No, non si ferma. Stavo a di. Sul cartello c'è scritto chiuso col punto esclamativo. Baldo degli Ubaldi. Baldo degli Ubaldi. Sì, dai, qui ci siamo noi. Mamma mia, io sono estasiato. Ma che bello, io sono estasiato. Cioè questa è proprio la definizione di metro. No, la definizione di profondità. Lo vediamo sto Baldo degli Ubaldi? Lo vediamo sto Baldo degli Ubaldi? Bello, c'è un una gettata di cemento qui. Mazza, ma sembrava ancora Lucio Sestio. Cioè è identico. Una delle ultime volte che faremo questo. Ma che cazzo dico, manca la B. Qui è bellissimo. Fai Anagnina o Battistini? Pillola rossa o pillola blu? Pillola blu. Pillola blu. La ragazza ha i capelli blu. È vuoto, perché tutti sono scesi a Baldo degli Ubaldi. Di nuovo, pillola rossa o di nuovo, pillola blu. Di nuovo. Pillola verde. Chi sono io, quello lì o qui? Quello qui o no, quello lì? No! Lo specchio! Cornelia è un aeroporto vuoto. Cioè, l'aeroporto di Cornelia, famosissimo. Tra Fiumicino, più famoso di Ciampino, più famoso di Fiumicino, c'è l'aeroporto di Cornelia. E si torna giù. Giù, rapidi, veloci, intraprendenti. Gli odi su testa. Questo è l'ultimo della ma no, ma il fatto è un altro, cioè nel senso io stanotte vado a dormire sento prossima fermata Baldo degli Ubaldi. E questo sogno stasera, il nostro ultimo treno. Battistini 2 su 3. Allora, avremmo voluto fare tutto quanto alla B, però fatto sta che sono le 4:30, quindi per favore, ok? Allora, la B, oddio che è sto casino. Della B noi le facciamo tutte quante come la C, tranne quelle che vedrete adesso. Adesso arriviamo a termini e salutiamo Filippo Maier, che è stato una grande parte integrante di questo, di questa follia, e poi saliremo da Rebibbia e da lì vedremo tutto quanto. Arrivederci. Re di Romania, re di Romania, non è Totti però apprezzo, però è mio apprezzo. Cioè comunque una cosa che mi sono scordato di dirvi è che io sono andato in bagno, no? Mi sono seduto, ho sentito le vibrazioni della metro, cioè
Sono la metro. Dentro la metro. Dentro le vene. Ti è rimasta nel cuore. Cioè io riprendo il discorso di prima, cioè se io vado a dormire sento le turbulenze, non mi addormento più. Sono la metro. Vivi fuori dalla metro come vivi dentro la metro. E chi più ne ha più ne metro. Questa te l'aspetta. Dobbiamo andare. Io colgo l'occasione per salutare Filippo Mai. Termini. È ora che questo video termini. E per farlo possiamo farlo solo noi. Di fare di noi termini la nostra colonia. Qualsiasi cosa volete che finisca, andate a termine. Andate a termine. Abbiamo colonnato la linea C, adesso dobbiamo colonnare Termini e la linea B. E andiamo. Ciao Filippo. Ciao. Ciao. E ora? Ma non è di qua? No, è l'uscita là. Ah, uscita exit B. Re Bibbia Ionia. Andiamo a fare zero dal cuore. A strappare lungo i bordi. Insieme all'armadillo. Andiamo a strappare gli armadilli lungo i bordi. Ma io ho paura. Ma questo è un concerto, questo è un pogo. È direzione Re Bibbia Ionio? Quella Laurentina, questa è Re Bibbia apposta, giusto? Re Bibbia! Comunque, quando dico che si strappa lungo i bordi, non sto scherzando, cioè nel senso adesso tu esci, ci sta un murales di Zero dal cara. Eccolo. È un po' distrutto, ma bello. Welcome to the Bibbia, fettuccia di paradiso stretta tra la Tiburtina e la Nomentana. Terra di mammut, tutte acetate, corpi reclusi e cuori grandi. Qui manca tutto, non si legge. Però bello, questo è il murales Zero Arcano. Va bene, ora che abbiamo strappato lungo i bordi adesso possiamo andare via. Stiamo andando a Ponte Mammut, praticamente la metro è quasi vuota. Ma dare in Bibbia, ora non strappiamo più lungo i bordi. Adesso andiamo a Ponte Mammut. Non scendiamo, facciamo come la C. Go. Veloce. E una su 22 è andata. Let's go. Santa Maria del Soccorso. Qua davanti. Che bello. Precisa questa. Precisa. E si gode. Ci siamo. Per Pietralata. Fermata Monti Tiburtini, adesso andiamo, però volevo solamente farvi capire che se è tutto mosso e tutte quante le foto sono mosse è perché la metro B ti lascia pochissimo spazio, pochissimo tempo, quindi dobbiamo essere stealth, dobbiamo essere rapidi. Non so che cazzo si sentirà da questo, spero tutto. Madonna. Ma che è? Ma che è Quintiliano? Comunque adesso sta a 2. Ma è vero da bene. Ah. Che bello. Un pezzo di moderno a Roma, anche a Roma. Un pezzo di Roma Tiburtina. Un pezzo di Tiburtina a Roma. Cioè praticamente ci sta la metro qua sotto, di là ci sta la stazione dei treni e poi qua c'è tutto quanto una sorta di zona commerciale, penso. Come ha detto Maya, dobbiamo andare vicino alle porte. Dobbiamo andare vicino alle porte. Vicino alle pareti. No, alle porte.
che il lavoro ci sta bene. La mia Roma. Ma che turismo è? 3 secondi. Esci con lo stiamo bello, bello, porti via. Quando li trovate? Dove li trovate dei turisti così bravi? Dove li trovate due turisti così veloci? Cioè, io boh! Ho il tempo di godersi l'aria! I want to know! I want to know! I want to know! Circo Massimo! Circo Massimo! I want to know! No, questa! I want to know! I want to know. 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 Vorrei sapere. Il gasometro. Ne mancano 2 euro e poi Laurentina. E questo è importante perché siccome non avevo controllo di video vi ho fatto una carrellata di immagini, così. Che triste. I want to know. Siamo ormai arrivati al capolinea e purtroppo l'ultima fermata è Orfermi, ci siamo affacciati e non abbiamo trovato neanche la scritta. Perché queste ultime 2 fermate hanno un portico e poi dopo la scritta. E non c'è. E quindi beccate questa foto qua. Ma ce l'abbiamo fatta, questa è la nostra ultima fermata, si scende. Viva! È l'ultima, abbiamo fatto tutte le fermate del metro di Roma, tranne quelle di Ionio, non rompete il cazzo, tranne quelle di Ionio. Laurentina. Laurentina. Finalmente, cazzo, finalmente. Ti siedi. Sì. Laurentina, finisce qui il nostro viaggio. Già. Finisce qui. Siamo giunti al termine di questa lunga giornata e tortura. Tanto è buio. Esatto, quindi riprenderemo subito questa notte. Noi vi salutiamo. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. I want to know. That I fight for forever. Hope to be with a fighter. So whatever they have to rip that if for whatever don't ever. Don't they ever fight if they ever don't fire. Tough for them. Tough for them.